Ciao ciurma e benvenuti dallo youtuber più veloce del mondo. Oggi parliamo della puntata numero 7 della sesta stagione di Arrow che mi ha colpito ancora una volta particolarmente, soprattutto per la gestione del ritorno, della vicenda legata al ritorno di Oliver come Green Arrow, che non ha messo in secondo piano Diggle, ma anzi ha fatto comprendere che Oliver non si ritiene superiore a Diggle e che il team non ritiene Oliver superiore a Diggle. Semplicemente in questo momento Oliver deve essere nuovamente Green Arrow perché Diggle si trova invalidato da un problema fisico degenerativo. Quindi non sono stati persi punti da parte del nostro John e questo è positivo. Si rischiava davvero di fargli perdere importanza nel far tornare Oliver. Sono stati capaci, dal punto di vista della sceneggiatura, di fare un ottimo lavoro. Una puntata in cui, peraltro, se notate, si vedono in pratica tutti i personaggi, tutti con un ruolo abbastanza importante e molti in contrasto tra loro. I primi sono proprio Diggle e Oliver che devono un attimino parlare, litigare anche per tornare nuovamente ad essere amici, per evitare che i problemi si accumulino e allo stesso modo fanno Felicity e Curtis, specialmente per quanto riguarda la loro azienda, essendo ormai dei soci. Anche loro due si deappacificano per far sì che il team sia unito e saldo per la minaccia incombente di Caden James e anche per quella del crossover che sta per giungere. Insomma, hanno messo a posto i tasselli per far sì che adesso i problemi non siano più interni al team, ma solamente con esterni, con il mondo, con i problemi che quotidianamente Star City porta ai cittadini. Dicevo questo perché Caden James è un cattivo con le palle, secondo me, un cattivo originale, un cattivo psicologico sicuramente in parte, non alla DeVoe, ma per certi versi sicuramente gli si avvicina, un cattivo che ha perso qualcosa per colpa di Oliver e che vuole fargliela pagare, ma è misterioso, non comprendiamo realmente cosa o chi ha perso, chi è realmente colui di cui sta parlando, non lo conosciamo o perlomeno pensiamo di non conoscerlo, mentre il nostro team dovrà riuscire a comprendere chi è. Quindi adesso la vicenda si infittisce di mistero, molto positivo. Nella maggior parte delle stagioni di sì, il tema centrale era proprio il dover scoprire chi fosse un certo qualcuno, che fosse positivo o negativo come carattere, che fosse un aiutante o un nemico, e la maggior parte delle volte ha funzionato come cosa. Perciò sono contento che si ripeta, è una ripetizione sicuramente ben voluta. Ben accetta. Regia molto interessante. Se notate la camera è in continuo movimento, anche se per la maggior parte del tempo i movimenti sono praticamente impercettibili, ma c'è una genialata perché ciò non crea fastidi dal punto di vista visivo. Quando si guarda il prodotto, non è frenetica la regia, non ci sono virtuosismi o robe del genere, ma al contempo rende il tutto più gradevole e ci permette di osservare le cose da una prospettiva maggiore. Ovviamente questo è solo un particolare, se così vogliamo definirlo, che io ho notato perché non sono un esperto del settore, ma secondo me anche queste che sembrano piccolezze, alle volte piccole differenze di gestione della regia possono fare la differenza. Per questo e per il fatto che la trama è proseguita e andata avanti, do un bel 8 all'episodio che secondo me lo vale tutto, aggiungendo anche forse una puntina in più di 8. Ma non voglio neppure esagerare, diciamo che sta un pochino sotto l'8,5. Ecco, ci sono stati episodi migliori, ma questo comunque è di alto livello, come ormai Arrow sta facendo sempre. Io vi sfido a trovare un episodio di Arrow brutto. Ce ne sono tanti in Supergirl, a volte ce ne sono in Flash, qualche volta Agents of Tomorrow, in altre serie TV di altro genere, ma in Arrow brutto, perlomeno negli ultimi tempi, io non lo ricordo. Forse qualcosina un po' sottotono l'abbiamo vista, ma brutto. Vi ripeto, è forse un aggettivo, un attributo eccessivo. Voglio anche premiare la recitazione di Stephen Amell, che da molti è sottovalutato, per molti non è un attore realmente capace, è soltanto bravo, quindi una parola così che si perde nel vento. Per me invece è assolutamente strepitoso. Mi troverete eccessivo, ma non la vedo così, perché è vero che fa una parte che, dopo tutto, magari non è così complessa, ma in realtà ha tante varianti. Oliver Queen cambia nel corso del tempo e se guardate com'era nella prima stagione e come ora, notate che il cambiamento è stato graduale e che pertanto Stephen Amell ha dovuto interpretare a poco un personaggio sempre di poche cose differente, un personaggio sempre leggermente differente da una puntata all'altra. È riuscito secondo me grandemente nell'opera, un attore che meriterebbe di fare anche altro, non solo Arrow, per quanto Arrow sia già una gratificazione enorme e sia un bellissimo show, almeno per come la vedo io, sicuramente maturo. Spero che nel corso del tempo gli diano appunto più ruoli. Devo anche aggiungere che Katie Cassidy è molto versatile come attrice, se la vedete nei panni di Black Canary e ora nei panni di Black Siren.
È tutt'altro personaggio, certamente perché questo lo impone la sceneggiatura, lo impone la scrittura del personaggio stesso, ma al contempo non è detto che le differenze si notino quando un attore interpreta due personaggi differenti. Deve essere versatile, deve essere molto capace, e di Cassidy, secondo me, lo è tanto e lo ha dimostrato. Sono contento pertanto che non sia di certo il villain principale, non ci sarebbe stata bene, ma che sia comunque il tirapiedi principale del villain e chissà che non voglia di più nel corso della stagione. Il mio commento è questo, ragazzi. Perdonate il video non editato, ma devo uscire un altro su Justice League che invece devo editare. E peraltro ho avuto davvero poco tempo, che questa volta ho fatto il più possibile che potevo. Ma questo è. Quindi, se voi avete qualcosa da dirmi nei commenti, se condividete la mia opinione, se ne avete una differente riguardo l'episodio o la stagione tutta di Arrow, scrivetemelo. Iscrivetevi al canale, a quello dei Pirati della Velocità, a quello di tutti i Pirati della Velocità. E passate alla recensione di Black Tuna, che parlerà di Arrow, e poi successivamente anche dal commento settimanale che viene fatto da Freccia Scarlatta. Ancora grazie, un saluto da Capitan Bandana.